Il Partito Democratico, che a livello nazionale da forza di maggioranza è passato all'opposizione, prova a rimettere insieme i pezzi, lo fa ricominciando dalle feste dell'Unità. Nate per finanziare l'organo ufficiale di stampa del Partito Comunista, l'Unità, fino allo scioglimento del partito nel 1991 e dal 2008 gestite dal PD, diventando una delle fonti principali di autofinanziamento. Ma non solo, ospitano spazi per dibattiti, spettacoli, concerti e stand gastronomici. A Vibo Valentia, in questi giorni, è celebrata la festa regionale dell'Unità, che ha visto la partecipazione di parlamentari, dirigenti nazionali, nonché i sindaci di Cosenza e Catanzaro, oltre ai consiglieri regionali, a cominciare da Mimmo Bevacqua, Raffaele Mammoniti, fino ad Ernesto Lecci, il capogruppo del PD a Vibo, Stefano Soriano, e il segretario provinciale Giovanni Di Bartolo. Tutti pronti ad iniziare una nuova campagna elettorale che porterà in primavera ad eleggere il nuovo Parlamento europeo e i sindaci di parecchie città, compresa Vibo Valentia. Conclude la manifestazione il comizio finale del segretario nazionale Elly Schlein. Abbiamo visto nei dati degli studi degli ultimi anni che l'aspettativa di vita per un bambino che nasce a Reggio Calabria, che nasce a Bologna, è troppo diversa. Non è questo il paese che disegna la nostra Costituzione. È una riforma che oltretutto non mette un euro sulla chiusura delle diseguaglianze che il sud di questo paese ha già pagato sin troppo in questi anni. Noi siamo convinti che non ci possa essere riscatto per l'Italia senza il riscatto del sud, e non ci possa essere il riscatto del sud se non ci mettiamo nei panni di quei tanti giovani, di quelle tante donne che sono penalizzate dal punto di vista occupazionale, che vivono una precarietà quotidiana e che non ce la fanno a finire, arrivare alla fine del mese. Mettiamoci in quest'ottica di sostenere l'occupazione giovanile e femminile, attrarre investimenti su nuove direttrici di sviluppo e riuscire a stare al fianco anche di chi a 50 anni perde il lavoro, ha una famiglia a carico e fa fatica a trovarlo. Tutte battaglie che stiamo portando avanti in Parlamento, a partire da quella su cui incredibilmente incontriamo una resistenza forte del governo, che è la battaglia per il salario minimo, perché sotto a 9 euro non è lavoro, è sfruttamento e non deve essere legale. Il ponte sullo stretto continua a non essere per voi una priorità? Ma anzitutto i roghi e i disagi incredibili di questi mesi dovrebbero far emergere con forza la carenza grave infrastrutturale che già oggi vive la Sicilia. Allora, prima di parlare di progetti che sono anacronistici, estremamente dispendiosi e chissà quando verrebbero realizzati, vorremmo vedere investimenti concreti adesso, anziché vedere tagli drastici ai progetti del PNRR che servirebbero esattamente a progetti di sviluppo per migliorare la mobilità nelle regioni del sud.